Una parte Toro contro Juve, siamo sempre qui al ristorante di Via Madama Cristina numero 116 a Torino, pasta e basta. Parlavamo appunto di Juventus-Firenze, ma... Certo, ovviamente Asti, di Franco Badalato, Nicola Ma Mena, anche il mercato è importante, credo Sì, allora diciamo che il campionato è quasi archiviato, ma ci sarà ancora da combattere, bisogna vedere come andrà il cammino in Europa League, però i tifosi in realtà questa settimana erano un po' preoccupati a presenza di Andrea Agnelli a Parigi, perché a Parigi c'è lo sceicco che vuole portarsi nella capitale francese Pogba, e sembra stata offerta una somma tra i 70 e i 75 milioni. Vi sembra plausibile e soprattutto probabile che Pogba vada via a quelle cifre, ovviamente? La cifra di cui hanno parlato i giornali e le televisioni è 70 milioni, prima 60, poi 70. Col 5 in più io non l'ho sentito. Vedi che tu hai una. Notizia diretta. I famosi bonus. No, che vai in bonus. Una cifra del genere non ci sono bonus, è una cifra enorme. E le probabilità che la. No, intanto chiariamo, ufficialmente Andrea Agnelli è andato a Parigi perché c'era la riunione dei club. Sì, no, no, Disney, no, non era ancora Disneyland, c'è da 20 anni. Non dico, ma si arriva dei top club europei, eccetera. In realtà ha trattato con lo Sceicco l'eventuale cessione di Pogba, la via eventuale, la probabile cessione di Pogba. Per adesso, poi, dopo questo, anche da Madrid e da Barcellona sono venute fuori delle sirene per cui vorrebbero riuscire a prendere Pogba. Se la Juventus ha tutto l'interesse che l'asta parta, perché il prezzo si alzerebbe ancora. È un prezzo enorme, secondo me. Però un ragazzo di 21 anni, ricco di talento, con difetti, secondo me, visibili e vistosi, tanto impiega un quarto d'ora alzare la gamba e un quarto d'ora alzare l'altra. E gioca in campo spesso in modo stravagante e svagato, però insomma è giovane. Poi insomma adesso i soldi, la cascata di miliardi, che una volta di miliardi, milioni di euro che gli arriva addosso, fa sì che il ragazzo perda un tantino le dimensioni della sua, di se stesso e della vita in cui della vita in cui è stato proiettato dal calcio. E quindi, secondo me, se l'hai, È un a queste sacrificio. cifre un giocatore del genere si vende. Si vende ovviamente per rinforzare la squadra, no? Ecco, perché i tifosi sono Sì, preoccupati. ma poi con i soldi che prendi puoi comprare un paio di giocatori importanti, eccetera, però non è detto che se la Juventus ha già un po' di batteria di giocatori. Certo, se volesse tentare di prendere Cuadrado, un po' di soldi ci vorrebbero, una trentina di milioni. La situazione di Cuadrado è con proprietà tra l'Udinese e la Fiorentina. Se anche, come si dice, come si sente dire, la Juventus riscattasse il 50% dall'Udinese, avrebbe sempre il rospo della Fiorentina, e dubito che a Firenze prendano Cuadrado per darla alla Juventus, divisi da rivalità enormi, anche politiche, anche industriali, non Sono soltanto degli attaccanti sportive. tipo Quagliarella che può servire, qualche attaccante della Juventus in esubero, che o Vucic che possa servire la Fiorentina, insomma, fare qualche scambio commerciale, anche Ma non se sono sono mica due stupidi giocatori. a Firenze, sono tutt'altro che stupidi. Si prendono Quagliarella come nella. No, ma no, no, no. A Firenze hanno già ribadito che Cuadrado, eventualmente, loro cercheranno di tenerlo a tutti i costi, ma eventualmente soltanto per soldi. Quindi Questa è, mi pare che la dichiarazione, cioè l'espressione dei Della Valle sia chiara e perentoria. pensi, ti chiedo a te Franco, se la Juventus il prossimo anno potrebbe cambiare qualcosa, soprattutto cambiare modulo, quindi passando al 3-4-3-3, magari appunto con Cuadrado e Cerci. No, vorrei soltanto, sì, Cuadrado o Cerci, ovviamente. intanto uno la, intanto, esatto, o uno uno l'altro, ovviamente. l'altro va bene, ma al di là di quelli che verranno e quelli che non verranno, io vorrei fare il discorso invece su quelli che resteranno, perché mi sembra che invece la Juventus stia già guardando al futuro in un altro ruolo che secondo me è molto più determinante, importante, che è quello del regista arretrato. Marchisio sta facendo il pirlo alla grande. Non arriverà magari a quelle vette eccelse, però ha dimostrato di poter fare quel ruolo lì. Tra l'altro può fare anche altri ruoli, come si è visto nel finale della partita con la Fiorentina, benissimo. Cioè, i punti fermi della Juve contano secondo me più di quelli che potrebbero andare via, ovviamente Pogba, Vidal, giocatori che a certe cifre si possono benissimo vendere. Cioè, quindi È uno. importante che restino certi giocatori.
al di là di Buffon, Tevez ovviamente, ma giocatori come Bonucci, Chiellini, Marchisio, secondo me questi sono i giocatori, Barzagli, questi sono i giocatori. Comunque uno tra Pogba e Vidal temi possa essere sacrificato, visto che la Juventus, insomma, se spende tot deve incassare tot. Si diceva fino a qualche tempo fa che era Vidal il più appetito, in questo momento invece pare che le squadre europee invece vogliano Pogba, uno dei due potrebbe andare via, secondo me non è uno scandalo se neppure se andassero via tutti e due, l'importante è trovare giocatori in grado di sostituirli. Ecco, in quali altre parti ha bisogno la Juventus il prossimo anno? Se facesse un po'... Qui il discorso si fa più ampio. Sì. Intanto dubito che la Juventus, anche di fronte a offerte, si privi di entrambi i mediani laterali, i mezzali, come le chiamano adesso, i due centrocampisti, i due interni di centrocampo, cioè Vidal e Pogba. Uno ne cederà, non tutti e due, altrimenti hai smantellato un centrocampo. E qui no, ma tutte e due, no, tutte e due si possono vendere anche tutti e due, ma forse tutte e due, ma smantella il centrocampo. Invece Vidal, a modo di vedere, deve restare. L'unico sacrificabile, che ha un prezzo assurdo, secondo me assurdo, ma il prezzo di mercato di oggi, è Pogba, e a certe cifre, a 70 milioni lo farei partire senza la minima esitazione. Per quanto riguarda la programmazione futura della Juventus, e tre sere fa Moggi, in una emittente privata torinese, ha detto alcune cose giuste, per l'amor di Dio, dice tutte cose giuste dal punto di vista sportivo, calcistico e sportivo, ma ha detto adesso bisognerebbe cominciare a pensare alla sostituzione non solo di Pirlo ma anche di Buffon, non sostituirlo immediatamente, al dopo Pirlo, al dopo Buffon. Se per il dopo Pirlo, come giustamente ha sottolineato, abbiamo detto anche la settimana scorsa Franco, poco fa, Marchisio si candida come nuovo Pirlo, si candida trionfalmente perché ha le caratteristiche, se poi non sali sulla vetta dell'Everest 8848 e rimani al K2 8611, non c'è molta differenza. Ho citato le due più maggiori vette himalayane e del mondo, della terra. Ecco. Ora, chi può essere Casillas che non gioca? Chi? No, Casillas sta a Madrid, Casillas. No, ma non gioca Madrid. Ma 2 o 3 anni meno, un paio d'anni, meno di Buffon. Ma se lo vai a prendere al Madrid ti chiedono i soldi. E quindi non questa cosa di Casillas. Gli spagnoli... Adesso il caso di Llorente o Llorente, perché là era fuori, ma ho capito, ma difficilmente vengono di corsa in Italia, perché passare dal Madrid alla Juventus, due club importanti, ma il Madrid è nelle prime 2-3 squadre club europei, la Juventus sta nelle 7-8, magari 10, e quindi insomma è diverso. Potrebbe essere considerato però siccome ha qualche annetto si offrisse una possibilità, ma secondo me il portiere la Juventus cercherà in Italia, in Italia tra 4-5 anni meno di 4-5 allenatore della Juve? No, penso che Buffon non farà mai l'allenatore, così domanda a bruciapelo, risposta a bruciapelo. Del Piero non può perché non è in buoni rapporti con per fare l'allenatore bisogna avere voglia di farlo. Volevo solo, è una specie di provocazione, ma visto che se ne può cedere solo uno dei due, come giustamente dice tecnicamente, il discorso è validissimo, tra Pogba e Vidal, allora io cedo Vidal, se devo proprio cedere, tengo Pogba, che secondo me è più il futuro. Che Vidal ha già toccato il topo quasi nella Juve, sì, Pogba ma ancora no. Vidal tenta e vince 15 contrasti su 20 a partita, il signor Pogba ne tenta 2 e li perde quasi sempre tutti e due, diciamo che... quindi uno ha una funzione, diciamo che... l'altro è diverso, l'altro è un giocatore stravagante, innamorato di se stesso. È più facile per lo sceicco spendere soldi del Barcellona, poi Vidal forse, sì, poi Vidal è più mercato, è più oggetto di desiderio, sì, rispetto a Vidal, ma Vidal ha un rendimento molto più concreto, fattivo, butta parola, buttata lì così, sì, capito? Molto più concreto. Poi dovremmo far scegliere alla qui presente, no, Astrid, no, chi terrebbe, lei risponderebbe subito Vidal, di Nicola, no, scusa, risponderebbe subito Pogba, ma comunque, sì, a te garbano gli uomini che sono dall'1,90 in su, ma comunque sì, sì. No, come male, ce l'hai detto tu una volta. E quindi ecco, Nicola, ti chiedo a te, Nicola, perché giustamente essendo il titolare di Pasta e Basta, ovviamente qualche momento ci abbandona, perché qui ovviamente ci sono anche i clienti. Allora ti chiedo, soprattutto i clienti più importanti di noi, probabilmente, cosa ne pensi di questa possibile cessione di Pogba e della Juve del futuro, di cosa ha bisogno per continuare a vincere in Italia e magari incominciare a vincere anche a livello europeo?
E questa è la solita battuta che fa. No, magari vince quest'anno Europa League, no, per la Champions. No, vabbè, la te la concediamo, te la concediamo. No, no. Beh, certo, l'ho già detto altre volte, noi... Come ho detto altre volte, noi siamo una società che dovremmo sempre solo comprare, mai vendere, per indole, per storia, per tutto. Però capisco che su determinato abbiamo venduto Zidane anni fa, con Zidane abbiamo preso 150 milioni. Buffon, abbiamo preso erano miliardi. Sì. Svalutate, ma erano miliardi. Quindi però tra l'altro vorrei tornare un attimo su Pogba, che per me è un grandissimo campione, sicuramente patrimonio dell'umanità, insomma, adesso non scherziamo. Scusa, è una battuta che ha fatto il presidente Andrea Agnelli, sì. Ma non mi pare delle più limpide. È una battuta. Però se guardate proprio la partita, l'ultima partita con la Fiorentina, per ben due volte lui che fa la foca ha perso palla, abbia rischiato veramente di prendere gol su due errori suoi nella metà campo avversario. L'ha già fatto altre volte, ci abbiamo Bonucci che fa sta cosa. Pogba, per cortesia, non fare queste cose, se no ti vendo al PSG. 70 milioni. Beh, va bene, con te guadagni, si guadagna bene al PSG, no? Perché ai tifosi non va niente, no? No, comunque con 70 milioni di euro chiaramente si possono acquistare degli ottimi calciatori, magari, cioè, vantaggio di Pogba che è giovanissimo, cioè. Conte per altri 3-4 anni, si parla di questo rinnovo del contratto ormai imminente. Ma su Conte te l'ho già detto anche questo un'altra volta, i risultati gli danno ragione. Adesso 16 i risultati gli danno ragione a Conte, però questo suo modo, appunto, le polemiche di qua, cioè non sono d'accordo, vivi e lascia vivere, fai le tue cose, cioè poi ogni anno fai un contratto, cioè vuoi fare Ferguson, allora parla con la società, fai un contratto da oggi per 10 anni, quindi ti fai tutto tu come forse vuole fare, perché comunque mette sempre il naso, ma giustamente, su tutto, e non capisco questo anno per anno. No, perché possono liberarsi delle panchine importanti, tipo il Barcellona o lo United, e allora Conte sappiamo che è ambizioso e vorrebbe anche... Un conto è l'ambizione, un conto è avere la caratura per andare a allenare il Manchester United, il Barcellona o il Real Madrid. Ma il Real Madrid è già occupato, anche il Paris Saint-Germain c'è Blanc, e quindi il Chelsea è tornato Mourinho, quindi questo, ecco, l'unica possibilità... Ci sarebbe in questi top club europei, perché non pare che non abbia ingrato granché, è il Barcellona, dove l'allenatore argentino Tata, come si chiama? Tata Martino, che era nuovo, non conosceva il campionato spagnolo, non conosceva il calcio europeo, e di conseguenza lì potrebbero. Però secondo me il Barcellona, nel momento in cui decidesse o quando deciderà di cambiare allenatore, farà un richiamo sentimentale a qualcuno che sta in Germania, ecco, e di quindi è andato via sapendo che forse il ciclo è finito. No, ma forse il ciclo è finito, ma è finito, i cicli non finiscono dall'oggi al domani, cominciano a inaridirsi, un patrimonio giocatore comincia a inaridirsi e di conseguenza ci vuole qualche ritocco, e queste le società che vedono le partite, gestiscono un numero di giocatori, gestiscono un budget finanziario enorme, devono essere in grado di capirlo da sole. Quindi non è stata una fuga quella di Guardiola, è stato un volersi sperimentare in un calcio di impronta mitteleuropea, centroeuropea. Quindi ecco, io ho vinto tutto col Barcellona, vado in un altro grande club che è il Bayern München, dove hanno vinto gli altri, voglio dimostrare che vinco anch'io, e quest'anno sta vincendo il campionato in Arabia, 22 o 23 punti di vantaggio, una ferma, ecco, ed è secondo me uno dei due sicuri finalisti della Champions, poi la finale bisogna anche vincerla, quindi non andiamo oltre. Franco, chiedo anche a te appunto una prospettiva magari del futuro di Conte, dove lo vedresti o dove potrebbe andare dopo la Juventus. Se vince il terzo scudetto più che alla Juventus non lo vedo io. Non mi sembra che stia maturando né da parte della società né da parte di Conte l'idea di dividersi, l'idea di andarsene, e quindi per me rimane sicuramente la prossima stagione con l'obiettivo della Champions. Siamo in chiusura, dobbiamo ringraziare, anzi ringraziamo volentieri. No. Poi... Aspetta ancora una cosa, no? Tu la settimana scorsa, sì, a proposito dei due striscioni, eccetera, che hai detto la Juve è stata multata solo di 25.000 euro, solo. Cosa devono dargli? 2 milioni di multa? 2 milioni, no, di sentenza? Facciamo i complimenti alla Juventus e alla Digos. No, ma la Digos fa il suo mestiere, il presidente è intervenuto subito.
stigmatizzando, certo. Ecco, la Digos ha individuato, certo. Ha identificato gli autori di questi festicioni vergognosi, ma il solo, permettimi di dire, era fuori posto, la sanzione dei 25, ma poi queste striscioni, attuali... uno era la metà di questo e l'altro era grosso così, quindi non... ma non si sono visti, ecco. In Mondovisione, è stato... Ma che cosa fa? Ma poi, tutto si vede in Mondovisione, anche la Luna si vede in Mondovisione, cosa significa? Ecco. No, comunque il complimento all'Eventus che ha collaborato sì. Ci mancherebbe che non avesse collaborato per, ecco, però poi c'è qui il discorso delle vergogne che emergono ai nostri stati, siamo in Italia, sì. Capito? Ecco, però, sì, siamo in Italia, quindi la società italiana va, parte di va negli stadi, e siccome la società italiana è quella che è, negli stadi abbiamo il pueblo, abbiamo il popolo, e il popolo italiano non sta ai vertici né europei né tantomeno mondiali. Siamo in chiusura, vi ricordo i tre modi per vedere Toro contro Juve, ovviamente ogni lunedì alle 20.50 che va in onda fino alle 23, poi potete vederci nella replica di domani notte, ovvero martedì all'1:15, e infine anche sul canale YouTube che è stato appunto creato proprio apposta per vedere le puntate che magari non siete riusciti a vedere il lunedì o il martedì. Il titolo, ovviamente potreste scrivere Toro contro Juve e il numero della giornata, sì. In questo caso. Allora, Toro VS Juve, perché contano, Toro VS Juve. Juve, col De Conto ovviamente, 26esima puntata. 26esima puntata questa di oggi. Benissimo, allora voglio salutare innanzitutto Nicola, titolare. Saluto tutti, adesso addentiamo la Fiorentina, quindi ci stiamo preparando per questo grande avvenimento. Enrico Aiman. Buonasera a tutti, arrivederci. E Franco Badolato ovviamente. Buonasera. Buon proseguimento di serata, grazie anche a te Alessandro Costa. La trasmissione è stata offerta da... Il buon riso, bontà e genuinità dal 1949. Me gusta, il design è di casa. Ristorante Pasta e Basta. Evita discoteca e ristorante, Cavaller Maggiore, Cuneo. Mucca Pazza, Risto Pizza Grill.